Bene, anche la puntata di oggi con l'agenda del santuario volge al termine. Non so se abbiamo ancora tempo per condividere con voi le immagini di alcuni gruppi di pellegrini che sono sopraggiunti a San Giovanni Rotondo, tantissimi in questi giorni. In questo caso vi proponiamo un gruppo internazionale composto da pellegrini che arrivavano dall'Australia, dall'Africa, dall'America. Abbiamo intervistato alcuni di loro e abbiamo anche scoperto delle belle sorprese. Ciao, sono Joelle Maryn di America e sono qui con persone di tutto il mondo perché io una attrice e anche un evangelista per il Chiesa cattolico e io scrivo un libro che si chiama Master of the Pieces perché Jesus è il maestro della tutta la Chiesa, io e anche tutto ho bisogno di, come si dice, healing? Healing, Sì, guarigione, guarigione. E San Padre Pio conosce per questa cosa e anche lui è la mia papa di spiritualità e anche per tutto, perché in questo mondo abbiamo di ricordare che Gesù, amore è più grande I don't know how to say, yeah, but we need to bring it to the world. How do you say to bring God's love into the world? And you know how Jesus' wounds, we have wounds, and Jesus wants to heal us. And Saint Padre Pio is molto importante per questa cosa. Sì, perché tutto qui è di Australia, gli Stati Uniti, South Africa. It's a very unique group of people that God put together, and we all love Saint Padre Pio. Avremo anche da ascoltare giovedì prossimo una testimonianza di un altro membro di questo gruppo, ma per oggi il nostro tempo finisce qui, quindi vi do l'appuntamento a giovedì prossimo. Buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.